Anche dopo così tanto tempo perlomeno saliamo di livello. Ottimo. Anche Terry sale di livello. Beh, che dire, dopo così tanto tempo comunque ancora me la cavo. Ok, da questo lato che cosa abbiamo? A parte degli scheletri, il ghiaccio mi sa che non ce lo abbiamo ancora. Con nessuna combinazione, infatti. Rientriamo dentro le rovine ed entriamo qua dentro. Ed eccoci qua. Altra palla rossa. Quando il cuore della fiamma brucerà, il potere del fuoco verrà rilasciato, indebolendo ciò che blocca il tuo cammino. Il che vuol dire avvicinati il più possibile e lanciai una palla di fuoco. Bravissimo. E lanciamo la palla di fuoco. Tac. Verso la sfera del fuoco. Facendo così, abbiamo sbloccato il passaggio, giusto? In teoria mi sa di sì, mi sa che abbiamo fatto tutto. Strano che non sia ancora apparso qualche nemico a rompermi le balle. Becca di questo. Esploso tutto, bravissimo. Palla di fuoco una volta, palla di fuoco due volte, palla di fuoco anche la terza volta. Beccatela. Esplode tutto. E finalmente il passaggio è aperto e possiamo scendere di sotto. Grazie. A parte che vabbè, c'è un baratro oscuro lì sotto, comunque poco rassicurante, diciamo. Allora, di qua si passa e non c'è nient'altro, giusto? Sì. Apriamo la porta ed eccoci arrivati alle caverne di Compa. Però dovremmo esserci adesso. A parte i soliti scheletri che appaiono sempre poco dopo che mi sono curato, grazie. Oh, ma tutti su Caris si accaniscono, eh. Perché lo sanno benissimo che è quella più fragile. Che però è salita di livello. Bravissima ragazza. Ed ecco perché nonostante tutto io non disdegno mai di affrontare qualsiasi tipo di nemico. Perché anche se poco, all'inizio sono punti esperienza. E che fai, li butti via? Ci arrivo lì? Certo che ci arrivo, grazie. Shortcutino, che tanto adesso ci devo risalire lo stesso. Porca miseria, che botta che mi ha tirato quello. Oh, saranno anche scheletri, ma fanno un male sti stronzi all'inizio. È anche per quello che dico che sono punti esperienza che non ci possiamo comunque permettere di lasciare indietro. Che comunque, che tu lo voglia o meno, ti servono. Spostami questo più in qua, bravo. Purtroppo devo abusare delle nostre cure e quindi anche dei nostri PP, dato che gli altri sul punto di vista di cura non sono affidabili ora come ora. E questo potrebbe rivelarsi un problema poco più avanti quando affronteremo qualche tipo di boss. Guarda, se trovo un'armatura sono contento, onestamente. Una spada. Lo spadino, guarda, una parte di me se lo aspettava. Cavolo, da 91 a 120 mica male. Se la diamo a Caris, da 75 a 97. Se la diamo a lui, da 119 a 128. Quindi a te ti lascio per il momento quello. L'attiverei su di noi. Dai, almeno abbiamo una nuova arma per la prossima zona. Almeno facciamo un pelo più di danno. Ed eccoci arrivati. Guarda un po' chi c'è là in fondo. Ciao, Kraden. Wow. Guarda quella sfera com'è cattiva. Come mai Jico e i suoi amici ci mettono così tanto ad arrivare, Maestro Kraden? Non possiamo rimanere qui ancora a lungo, è troppo rischioso. Porca miseria. Deve avere pazienza, Nora. Loro non possono fare la stessa strada che abbiamo fatto noi per arrivare qui. Nora, questa ragazza al pari di suo fratello Ricky è un apprendista di Kraden, il grande studioso di alchimia. È attenta, diligente e nutre grande rispetto per il suo maestro. Il suo compito consiste nello studiare antichi reperti e rovine. I tuoi poteri ci hanno permesso di scendere fino a questo punto, direttamente dall'entrata delle rovine. Temo che loro non troveranno così facilmente un'altra strada che li condurrà qui attraverso le rovine. Ciao, Kraden. È una vita che siamo qui ormai, non possiamo lasciare un biglietto e andare. Potremmo scrivere di uscire a nord e incontrarci poi a Biblin, o ancora meglio a Darhan. Darhan, vediamo. Questa città fortificata è la capitale di Morgal. Qui vivono gli umani bestia, un popolo di grande cultura dotato di un'enorme forza militare. Ok. Non possiamo deludere Isaac. E poi, chi avrebbe mai immaginato di incontrare un vortice proprio qui? Questa è una splendida opportunità. Se mi permette, Maestro Kraden, lei forse è troppo condiscendente. Stiamo facendo molto per Isaac. Beh, lui ha fatto molto per me, quindi
Io ed Isaac ne abbiamo passate tante insieme. Non c'è nulla che non farei per lui. Piuttosto, cosa ci fai tu qui, Ricky? Vediamo, Ricky. Questo adepto dell'acqua ha viaggiato per il mondo con il suo maestro Kraden, studiando l'alchimia e le tracce del mondo antico. Ricky è il figlio di Mia, un adepto dell'acqua che ha fatto parte dei guerrieri di Vale. Beh, io... Nora mi ha chiesto di esplorare la strada che porta nel tunnel a nord. Ho imparato a non contraddire mai mia sorella. Wow, sono contento di avervi trovato, altrimenti mi sarei perso questo vortice, è incantevole. Wow, mi attrae. Ricky, attento, ti sta risucchiando. Grazie. Stavo per essere risucchiato. Ti sei avvicinato troppo. Mi manca il fiato. Ah, curioso. Ricky, il maestro Kraden ci aveva avvertito. Sì, ne avevamo già parlato, Ricky. Ma l'ho solo guardato e lui ha iniziato ad attirarmi. Cosa ti è saltato in mente? Ci hai fatto prendere un colpo. Ah, sei stato sconsiderato, eppure... Ha scoperto qualcosa di nuovo, maestro Kraden. Sì, Nora, non hai sentito niente? Quando il vortice ha iniziato a pulsare, ho sentito un rumore di una macchina che partiva. Quella che c'è letteralmente sotto il vortice che nessuno di voi ha guardato? Che c'è, Nora? Maestro, cos'è quello strano apparecchio? Quale apparecchio? Quell'apparecchio. Ah, non avevo mai visto un macchinario del genere in tutta la mia vita. Dobbiamo esaminarlo con attenzione. Resti lì, maestro, vado io. Va bene, io sono vecchio. Ma nessuno ci ha notato, mezza parola non l'abbiamo detta. Ecco appunto. Oh no! Sono arrivati gli uomini armati di arco e frecce. I nostri amici sono qui, ma quelli chi sono? Tan tan tan. Che vi credete di essere per arrivare così alle spalle? Ci penseremo dopo, Terry, ora è il momento di combattere. Quindi sono soldati, compare assassino. Assassini, eh? E allora iniziamo a ridurne la difesa e proviamo gli attacchi multielementali. Plasma! Ok, il vento fa danno. Freddo! Watcha! Che animazione. Ok, anche l'acqua fa danno. Tutto gli fa danno a questi. Bomba psicoenergica. Minchia. Ah, allora, meno male che li abbiamo usati prima. Si guarda attorno, eh. Mercurio! Scusami, giusto curiosità, allora proviamo a menarli a mano. Vediamo quanto facciamo. Ok, fisicamente sono più resistenti. Mercurio! Ah. Ok, loro hanno debolezza a tutti gli elementi, ma resistono abbastanza bene contro gli attacchi fisici. Ancora! Bastardi! Vabbè, niente. Adesso dobbiamo fare affidamento per forza sul Digin che abbiamo. Vabbè, mi tocca allora. Attacchiamo prima che ci finiscano i PP e andiamo anche con Terry, che ne ha di più degli altri. Dai, qualcuno di loro tre dovrà morire. Dai, che cacchio, quanto sia resistente. Ma porca. Colpo paralizzante. Bastardo. Ma porca miseria. Qua c'è un problema, perché Terry adesso muore. Con lei curiamo Terry. E Terry utilizza ancora la psi-energia per almeno ucciderne uno. Erba curativa. Anche perché non ne ho più di erbe, quindi dobbiamo... Ma porca, basta curarvi. Basta. Solo io posso curarmi durante la battaglia. E hanno curato lo stesso che volevo attaccare, maledetti. Allora, quando si guardano attorno vuol dire che si stanno proteggendo. Quindi dobbiamo fare gli attacchi coi Digin per potergli fare danno più possibile. Oh, e il primo è andato, meno male. E tanto di psi energia qua non ce n'è più, è finita da un po'. Lo so, hai ragione, Terry, ti hanno fregato proprio nel momento sbagliato. Allora, Mercurio, attacca lui e attacca lui. Ti prego, Terry, non mi crepare, Piu, piu, piu. Non mi crepare. Restami vivo. Restami vivo. Meno male che abbiamo una noce, vabbè. Avrei non voluto sprecarla così, ma aumentiamoci l'attacco e sferiamo un colpo bello potente anche a questo. Grazie a lei che ci aumenta l'attacco. Non di molto, ma è già qualcosa. Bravi noi che curiamo Terry. Ancora si sono difesi. Ma che palle. Yeah.
Il fatto che sia difeso mi ha fregato qua. Andiamo di Zagan, attacchiamo e attacchiamo anche con questo. Dai che muoiono, dai che muoiono. Zagan! Mi avete chiamato, eh? Arrivo! Che bella, l'animazione sempre bella, cavolo. Costea luce, mamma mia. Morti? Oh, finalmente. Grazie. Grazie ai punti esperienza e bomba psi energica. Grazie del fatto di averci lasciato a secco. Siete arrivati appena in tempo, miei giovani amici. Spiacente di averti fatto aspettare così tanto, Kraden. Ah, voi dovete essere gli amici di Geco, non è vero, Caris e Terry? Sì, in persona. Esatto. Sono molto contento che ce l'abbiate fatta. Superare le rovine di Compa non deve essere stato uno scherzo. Ah, già, le rovine erano enormi. Ma perché non siete venuti a darci una mano? Quando parli con il maestro Kraden si è pregato di usare un altro tono, hai capito? Si è impegnato molto per scendere fino a qui. Ah, calmati, Nora. Dobbiamo ringraziare i nostri amici per essere giunti fin qui con tanta tempestività. Ci ho messo un po' di mesi per arrivare, ma comunque. Avremmo rischiato di finire in pasta con gli oscuri figuri, altrimenti. Meno male. Che fine ha fatto il ragazzino? Un attimo, ma dove è finito il secondo allievo? Cosa? Ricky non c'è! È vero, Ricky è scomparso! Ci pensiamo noi. Le voci allora erano vere, gli adepti sono piuttosto forti. Chi è? Chi ha parlato? Non volevo rivelare così presto la nostra presenza, ma avete visto quella macchina, quindi... Chi ha parlato? Chi siete? Cosa ne avete fatto di Ricky? Venite fuori! Ti stavo osservando, Kraden. Il mio alleato non ti conosce, ma io sì. Sei petulante come al solito. In 30 anni non sei praticamente cambiato. Devi aver assorbito ad una dose enorme di psienergia dai fari elementali. Non è vero? Chissà chi è codesto figuro. I fari elementali. Queste antiche costruzioni sprigionarono i loro raggi di energia elementale sul Monte Alef, rendendo possibile l'avvento del Sole d'Oro. L'alchimia sigillata dopo molto tempo prima degli antichi venne così liberata. Non può essere. Come fai a sapere tutto questo? Chi sei? Vieni fuori, criminale! Stai calmo, vecchio mio. Lo scoprirei presto. Piuttosto, scommetto che non ti stai chiedendo dove è finito il tuo allievo. No, dove è finito il tuo allievo? Cosa ne avete fatto di Ricky? Risponderò a questa domanda quando e se ne avrò voglia. Ma prima dimmi, Geco. Ciao. Sì, sono io. Hai trovato il libro degli antichi, non è vero? Questo tomo contiene il linguaggio perduto degli antichi. È stato nascosto a Compa per permettere alle future generazioni di apprendere tale lingua. Cosa? Quel moccioso? Come ci è riuscito? Per favore, lascialo rispondere. Sono certo che sa leggere gli antichi simboli. Qual è la tua risposta, figlio di Vale? Chi sei tu? Dove cazzo sei? Non potevi controllarti, Geco. Non sarebbero dovuti venire a sapere di quel libro. All'uomo mascherato non sfugge nulla. Comunque, il suo barlume di onestà vi ha appena salvato la vita. Ma io in realtà... Ecco, questo è quello che sempre non mi è piaciuto di sto gioco. Le quattro risposte non hanno mai senso, per la maggior parte delle volte. Cos'è questo libro degli antichi di cui parlate? Volete prenderlo con la forza? Quel vecchietto amico tuo brancola proprio nel buio, eh? In realtà brancolano tutti nel buio. Non sanno nemmeno chi siamo. È giunto il momento di presentarci. Tan tan tan. Salve piccoli insetti. Non temete, non vi schiacceremo. Non se proseguirete per le caverne. Che cosa? Le caverne? Non andremo proprio da nessuna parte. Ridatemi mio fratello piuttosto. Questo è netto. Lo faremo uscire a calci da una delle uscite delle caverne. Cosa? Lo volete buttare fuori a calci? Al vostro posto mi precipiterei all'uscita. Il vostro caro amichetto potrebbe essere lo spuntino di qualche bestia feroce. Lo lascerete all'uscita settentrionale delle caverne? Sai benissimo che ci sono due uscite. E Ricky potrebbe finire a quella settentrionale o quella meridionale.
Vero, c'è un'uscita a nord e una a sud vicino a Rayong. Rayong, antiche rovine che dopo l'avvento del Sole d'Oro, grazie al fluire della psienergia e all'arrivo di molti rifugiati, sono diventate una città fiorente. Complimenti, ci sei arrivato. Peccato però che ci siano due uscite ed un solo Kraden. Chissà, forse i figli dei cosiddetti guerrieri di Vale ti aiuteranno. Eh sì, siamo noi. Ma cosa sta dicendo? Intende noi! Il mio impaziente compagno si riferiva proprio a voi. Dirigetevi all'uscita a sud, verso la città di Rayong. E perché dovremmo andare lì? Noi vogliamo andare a nord, non a sud. Lo scoprirete presto. Per il momento vi basti sapere che dovete aiutare Riki, o non è una ragione sufficiente? Oh, cacchio. Quel ragazzo è sotto la mia responsabilità, devo assolutamente salvarlo. Oh, ma sono sicuro che tornerà sano e salvo, vecchio. Specialmente se resti qui a blaterare tutto il giorno, bla bla bla. Che arrogante, vuoi solo provocare o sei pronto a combattere? Oh, mi piacerebbe molto combattere ora. Mi divertirei come un matto a farvi a fettine proprio qui. Direi che ora può bastare, Lo. Hanno un compito da svolgere, lasciali andare. Lo, il comandante di un misterioso gruppo di soldati, è molto abile nell'uso della spada ed è sempre pronto a battersi. La spada effettivamente è bella grande. D'accordo. Allora non abbiamo più niente da dirci. Addio. Quel montacarichi da dove è arrivato, comunque? Vai, Kraden, e anche voi, figli di guerrieri di Vale. Noi andiamo a scaricare Riki a una delle due uscite. Un momento! Io quella voce la conosco! Già, ci hai messo un po' ad arrivarci, Chiunque fossero, se ne sono andati. Ah, se solo non avessimo trovato quella macchina, Riki sarebbe ancora con noi! Maestro, lei è uno studioso e non può incolparsi di ciò che è successo. La colpa è solo mia. Ma cosa stanno cercando? Potrebbe avere a che fare con quello che sta accadendo al Tempio di Sol. Maestro Kraden, dobbiamo andare. Hai ragione, dobbiamo trovare Riki. Speriamo che sia l'uscita a nord. Ragazzi, voi andate a sud, anche se dovevate andare a nord. Perché giustamente, noi dobbiamo andare a nord, però dobbiamo andare per forza a sud, guarda un po'. Amici, potremmo procedere con la ricerca della piuma di Rock quando ci riuniremo di nuovo. Vabbè. A quanto pare non abbiamo scelta. Per ora ci stanno obbligando a separarci. Ci vediamo, nonnetto. Temo che le brutte notizie non siano finite qui, amici miei. Il vortice psienergico ha complicato le cose. Dopo che avrete controllato se Riki si trova presso l'uscita a sud, non potrete ritornare qui. Prima il vortice era quasi riuscito a risucchiare Riki, e temo che la sua potenza aumenterà col tempo. Quindi, dopo aver raggiunto l'uscita, dirigetevi a nord per attraversare le montagne di Kiren. Questa lunghissima catena montuosa divide la regione Eiji, situata al sud dell'Angara, e il Morgul, che si trova a nord. Tra le cime innevate di queste montagne si trova il ghiaccio di Kiren. Si tratta di una scalata complicata, ma penso che voi ce la possiate fare. Dopo essere scesi dall'altro lato della montagna, dirigetevi a Darhan, la capitale di Morgul. Sicuramente a Darhan riusciremo a scoprire dove trovare la piuma di Rock. Vabbè. Comunque, se doveste trovare Riki, abbiatene cura di lui, mi raccomando. Ma se saremo fortunati, lo troveremo prima noi. Certo, come no. Ciao, ciao, ciao. Sono partiti. Chi mi spiega come siamo finiti in una situazione del genere? Non dovevamo trovare solo una piuma. Di chi è la colpa? Mi chiedo perché quegli uomini ci abbiano attaccato. E chi era quel tipo mascherato? Sembrava che lui e Kraden si conoscessero in qualche modo. Chi lo sa? E pensare che ci stavamo avvicinando così tanto a quella piuma. Ci stavamo avvicinando a Darhan. Cerchiamo di fare buon viso a cattivo gioco. Ehi, Terry, non starai diventando troppo ottimista? Quasi non ti riconosco, di solito sei sempre pronto a sparcar tutto o a lamentarti quando le cose vanno storte. Uno di noi dovrà pur comportarsi da adulto. Sì, molto divertente. Ora però andiamo, Riki non deve passarsela bene se si trova all'uscita degli Rayong. A quanto pare metteremo piede nella regione di Eiji. La regione Eiji. Con questo nome si indica la regione della zona sud-orientale dell'Angara, che include Ayatayu, Kaocho, Sinoe e le terre dei Champa. È un'area globalmente ricca e culturalmente molto attiva. Non credevo che sarei mai stato sulla costa meridionale dell'Angara. Andiamo. Mettiamoci in marcia allora, esploreremo l'Angara proprio come i guerrieri di Vale. A me non importa molto di vedere la regione di Eiji. Portiamo a termine questa ricerca e superiamo quelle montagne. Non sappiamo nemmeno se Riki si trovi davvero dove stiamo andando. In ogni caso dobbiamo fare in fretta.
Vabbè, andiamo allora. Poca scelta abbiamo, a quanto pare. Tu vai di qua, tu vai su e tu torni qua. Fatto. Oh, ma guarda un po'. Trappolozzo. Oh, Dio mio. Che esagerazione. Vi abbiamo fregati. Era una trappola. Ci hanno ingannato. Una trappola? No, vi sbagliate. Siete liberi di andarvene. Certo, come no. Allora perché ci avete sorpreso così, vigliacchi? Non posso neanche venire ad accomiatarmi. Siamo tutti molto tristi per la partenza dei guerrieri tanto valorosi. Non dargli peso, se lui è qui scommetto che Ricky non può essere lontano. Che ragazza intelligente, sei tale e quale al padre Ivan. Non mi piace il modo in cui questo tizio parla di Caris, sembra che la conosca. Ma cosa vuol dire intelligente come mio padre? Intendevo che un giorno potresti diventare un avversario degno di affrontarmi. Beh, che c'è? Ora sparite dalla mia vista o sarò costretto a radere al suolo questo posto. Vabbè, andiamo. Non guardarti indietro, mi raccomando. Però... Là sopra c'era un forziere. E come cavolo torniamo di qua noi ora? Stavo giusto dicendo, chi è che sta saltellando? Guardate, guardate come si muove quella cassa. Ha un aspetto bizzarro, l'apriamo? Sì. Sì, apriamola. Ah, ma guarda un po' chi è. Ehi, tutto a posto? Ma è Ricky. Siamo usciti dalla parte giusta, l'abbiamo trovato. Sei fortunato che ti abbiamo trovato in tempo, Ricky. Non avrei potuto resistere un secondo di più rinchiuso in quella cassa. Craden e Nora erano preoccupatissimi quando sei sparito. Posso immaginarlo. Muoviamoci allora e incontriamoli. Mi auguro che non aveste in mente di andare a nord passando per le caverne. Ancora? Ma che palle, vai via. Non riuscirete mai a tornare indietro passando dalle caverne, ora che ho fatto frenare l'ingresso. Effettivamente bastava che lo dicevamo noi, ma comunque. Vi ho intrappolati dalla parte sudorientale dell'Angara. Siete usciti dall'altro lato delle montagne di Goma e da qui non si torna a casa. D'altra parte siete anche bloccati sotto le montagne di Kiren e le possibilità di superarle sono scarse. Ma noi ce la faremo. Di nuovo tu, basta con questa assurdità, perché ti diverti a tormentarci? Oh, vi assicuro che non c'è nulla di assurdo in tutto questo, ma non vi dirò proprio niente. Ma di che accidenti stai parlando? E soprattutto, si può sapere chi siete? Oh, finalmente una domanda sensata. Ehi, ne ho abbastanza, stai solo giocando con noi. Siete fortunati che ho ricevuto l'ordine di lasciarvi in vita, almeno finché recetterete la vostra parte. Di che parte sta parlando? Sbaglio, ha detto che abbiamo una parte da recitare. Direi che si è appena lasciato sfuggire qualcosa dal suo piano, non pensi, Geco? Sì. Non c'è ragione di sorridere. Non avrei dovuto lasciarmelo scappare, ma quando capirete che vuol dire, implorerete pietà. Il vostro destino è segnato, c'è una sola strada che vi farà uscire a Eiji. E si trova oltre le montagne di Kiren. Non riuscirete mai a raggiungere il cammino impervio. Ecco una cosa che noi non avremo mai, il rampino. Addio, progenie dei guerrieri di Vale. Sappiate che avete avuto l'onore di incontrare Lo. Siate felici che le nostre spade non si siano incrociate. Ci vedremo più avanti, vedrai. Ci incroceremo. Che c'è? Credo che non abbiamo molta scelta. Siamo bloccati in questa parte del mondo. Ma dobbiamo assolutamente raggiungere Darhan. Lo ha detto che una strada c'è, andare a nord e superare le montagne di Kiren. Ma ha anche detto che la nostra strada sarà difficoltosa. Esatto. Forse per lui. Hai notato quelle buffe corde che usavano per muoversi? D'accordo, Terry, ma dovremmo comunque fare molta attenzione a dove mettiamo i piedi. E quello non è proprio il punto forte di Terry. Ah, molto divertente. Cosa ci sarà mai di tanto complicato? Si tratta di una passeggiata tra le montagne, no? Attraversare il passaggio a nord non è così semplice come pensi.
Non siamo mai stati in questa parte dell'hangara. E se ci perdessimo? Non metterti a piagnucolare ora, Caris. Supereremo queste montagne in un battibaleno. Certo, ce la faremo, vedrai. Non pensi che ci perderemo, Geco? Se tu non lo credi, non lo credo nemmeno io. Aspettate, amici. Sono già stato qui con il maestro Kraden. Se non sbaglio, c'è una città da queste parti. Oh, bene. Se Ricky sapeva dove andare, perché non l'ha detto prima? Già, scemo. Direi di dirigerci verso quella città. Facciamo un po' di rifornimento prima di affrontare le montagne. Sì, ad esempio un po' di erbe curative che schifo non mi farebbero. Ecco che ricomincio a cercare di comandare. Cosa? So bene che è Geco che comanda. Pensavo solo che avesse bisogno di un piccolo suggerimento. Bene allora, muoviamoci prima che Karin perda le staffe. E smettetela di litigare voi due. Questo vuol dire che posso venire con voi. Suggerirei allora di andare in città. Vabbè, se è l'unica opzione, andiamo. Ricky si unisce al gruppo. Tan 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 tan. E grazie al fatto che siamo stati attenti molto prima, esatto, il Digin d'acqua si è messo direttamente su di lui. Ora ovviamente non possiamo spostarlo. E credo che per il momento lui lo lasceremo puramente d'acqua. Anche perché così sennò perderebbe offerta. Dunque, come facciamo a risalire là sopra? Immagino di dover sfruttare gli alberi allora. E tu chi diavolo sei? Noi lo sappiamo benissimo. Abbi cura di te, viaggiatore. Saggio è colui che onora sia la mente che il corpo. Grazie, grazie. Questo è stato molto gentile da parte sua. E vediamo che cosa c'è qua dentro. Un'armatura? No, un biscotto. E vai. Vabbè, buttalo via. E quindi, verso la prossima città.